Insieme è meglio che fare da soli. Gli studenti dell'Università Cattolica hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni del terzo settore bresciane per scoprire perché vale la pena diventare volontario. Nel pomeriggio di presentazione di Volontariamente in Rete, questo è il nome del progetto che mette in contatto giovani e realtà locali, hanno partecipato Silvia Bonizzoni, dirigente responsabile del settore servizi sociali, e Margherita Rocco, consigliere CSV, che nei loro interventi hanno sottolineato come una simile scelta possa arricchire specialmente a livello umano. Elena Marta, referente del progetto, ha invece posto l'accento sulle competenze che i giovani possono mettere in gioco ed acquisire durante un'esperienza nel terzo settore. Risponde anche a quelli che sono gli obiettivi dell'ONU, di Agenda 2030, quindi di formare dei giovani professionisti che siano attenti al contesto del territorio, che maturino un senso di cittadinanza e che attraverso questo però mettano alla prova le proprie competenze e sviluppino queste competenze che sono di natura professionale. Tutti gli studenti che sceglieranno di aderire al progetto durante il loro percorso saranno affiancati da due tutor professionisti del settore. Uno dei due responsabili, Alessandra Scollato, ha curato da vicino le radici del progetto. Noi abbiamo l'obiettivo di seguirli anche durante tutto il loro percorso in itinere. Che cosa vuol dire? Che se quando saranno all'interno dell'organizzazione di volontariato avranno delle difficoltà, piuttosto che avranno la voglia di sperimentarsi, quindi magari di proporre dei piccoli progetti, ma hanno bisogno di una figura più grande di loro e che possa accompagnarli in questo percorso, io e il collega saremo a loro completa disposizione. Attualmente sono più di 3.000 gli enti no profit attivi nella città di Brescia e dintorni, nei quali operano circa 42.000 volontari. L'intento di questo progetto è di far avvicinare sempre di più i giovani al terzo settore, stimolando la cittadinanza attiva e promuovendo gli ideali di solidarietà ed inclusione.